Bella a tutti ragazzi, sono CFX Ghost e oggi volevo fare qualcosa di più particolare, dato che oggi, cioè, è un po' di giorni che state vedendo i miei video a catena proprio. Per esempio il 15 agosto avete visto ben 3 video, 3 della box fight. Vedrete un video al giorno e niente, questo era tutto. Cioè nel senso, questo è tutto. Quindi, boh. Comunque oggi volevo fare questa Deathrun da 280 livelli. Easy sta scritto, è easy. Spero che sia easy, perché qua mi devo anche muovere, dato che devo fare cose. Non pensate male, da per piacere. E niente, oggi siamo da soli, dato che CFX Blinks e CFX Bros non li sento da un cazzo. Vabbè, comunque ci tenevo a dirvi se potevate iscrivervi al mio canale e lasciare ovviamente un like. E ditemi sotto qui nei commenti, cioè nel senso, se volete un video al giorno, un video ogni settimana, 3 video alla settimana, un video al mese. Io sinceramente sto facendo un video al giorno, ma è impegnativo, raga. Comunque vedrete un botto di video a catena. Già che vedrete delle premiere, un sacco di premiere già da domani in poi, dato che io pubblicherò, cioè poi dovrò andare in vacanza, quindi dobbiamo fare un po' di roba. Cioè devo pubblicare proprio video a catena, perché in vacanza non li posso pubblicare, non ho niente, cioè dico bella a tutti ragazzi, oggi siamo in vacanza e ciao, basta dal video, no. E quindi spunteranno dei video a catena. Per esempio io infatti mi guarderò la mia premiere, la mia stessa premiere me la guarderò per vedere effettivamente se tutto va bene. Ovviamente la edito prima, ci metto l'audio, forse l'audio, perché ora non mi ricordo se metterci l'audio se no, però penso che me lo metterò, però non so che audio mettere. E vabbè, e niente, questo è tutto per questi giorni. Poi purtroppo verso il 10 di settembre penso dovrò, non so se vedrete un video al giorno oppure 3 video a settimana, non lo so ragazzi, perché come sapete io da settembre in poi sono poi impegnato, no? E quindi io questo sacrificio di non far pubblicare video, però potrei fare, avrei in mente qualcosa, cioè di fare per esempio che pubblico 3000 video premiere a catena la domenica e poi quando tengo da fare non pubblico più paura. Cioè se vi state chiedendo perché CFX Blinks non è ora nei tuoi video, dato che sei in tutti i video, la risposta è semplice, la risposta è che non l'ho chiamato. Se provavo a chiamarlo poi dicevo vuoi fare un video, se lui mi rispondeva di no vuol dire che avevo perso lo tempo. Io non l'ho chiamato tanto per, però sei tranquilli, non è successo nulla, facciamo parte ancora di CFX e niente, è tutto qui e CFX Blinks poi lo vedrete penso nel video poi prossimo video, perché lo chiamerò e spero che non uscita, dato che ogni volta che dobbiamo fare un video dobbiamo fare un botto di roba, dobbiamo editare, dobbiamo metterci su, dobbiamo mettere le scene e tutto. Però è più facile fare un video che una live, perché nella live dobbiamo mettere delle cose fatte da streaming, tipo per esempio l'onda, lo streaming, l'inizia tra la webcam, il subscript e tutto. E quindi ci vorrà un bel po' di tempo per fare le live. Infatti le live, ve lo inizio a dire, le live le farò solo per esempio negli update di Fortnite. Nella prossima live vedrete io che praticamente vedrete io che la trappola tutto, per esempio che ho, no, non ho, regeneriamoci un attimo, per esempio
i miei... Oddio, 1079 FPS in un video? Scusate, l'ho preso, cioè, quando ho preso. Comunque... No, l'ho preso il checkpoint. Perché dico sto lontano? Se 1100 FPS non mi importa. Vabbè, comunque. È tutto qui. Ce la faccio a salire? No, vabbè, non ce la sto facendo. Oh! Ok. Ce la sto facendo. Comunque, nei miei video vedrete CFX Blinks almeno in 10 video su 11. Perché, allora, CFX Blink lo vedrete in 10 video su 11, CFX Cross magari in 3 video su 11, dato che con CFX Cross a volte non gioca a Fortnite, a volte invece non vuole giocare, a volte non vuole fare video, a volte si scoccia, a volte invece sta dormendo, a volte invece deve fare delle cose, a volte invece sta giocando ad altri giochi, quindi non si capisce niente. Invece con GeoffrixBlinks è tutto più facile, più o meno, raga. Non pensate che ora posso anche chiamare ora GeoffrixBlinks e mi risponda. Sì. Vado a trovarmi, mi sto aspettando. Cioè, nel senso, con GeoffrixBlinks è un pochettino più facile, no? Perché basta che lo chiamo, GeoffrixBlinks vuole giocare, o mi dice no, fra, devo uscire, oppure sì. Solo queste due cose. Invece c'è Cross, o sì io oppure no, sto giocando, no devo uscire, no devo andare no, devo andare in bill, no devo fare una cosa, no devo fare una cosa, no, mi scoccio, no sono impegnato, no devo fare i compiti, no devo andare a scuola. Cioè GeoffrixBlinks è tutto più difficile, però nei miei video comunque riesce ad apparire, e io ve lo metto sempre nel link in descrizione, perché comunque io un membro del CFX lo voglio bene, cioè nel senso, anche se lui non gioca mai, io comunque lo voglio bene e lo metto sempre nelle descrizioni. E iscrivetevi al mio canale, lasciate like, e iscrivetevi anche al canale CFX Blinks e CFX Cross, se siete arrivati in questo nuovo momento. Sono morto. È la mia prima morte. Dico, no, Dio, no, raga, non voglio dire stronzate. Non posso dire che è la mia prima morte, perché può essere anche secondo me. Vabbè, comunque, vi lascio nelle schede e nella descrizione, anche alla fine del video, vi lascio il loro canale per iscrivervi e per andarle a seguire, lasciare like, e comunque vi inizio a dire che Frost sta facendo una modifica al suo canale. Voi per esempio sul canale di Frost non vedete quasi nessun video, no? E invece ora sta facendo delle modifiche, per esempio tra un po' di mesi, tra un po' di giorni barra settimane, inizierà a fare delle clip di lui che sconda le persone su Fortnite e Rubbish. Cioè totalmente a casissimo. Quindi io vi consiglio di andarlo a seguire immediatamente per non perdervi già le clip che sta provando a editare tutto, dato che lui utilizza Caput. Io invece lo utilizzo solo per TikTok Caput, perché mi scoccio con Caput da tutte le parti. Uso l'app editor per PC e utilizzo anche YouTube Studios, anche OBS Studios, cioè utilizzo tantissime applicazioni per PC, non utilizzo Caput, che tipo che viene considerato un'applicazione sul telefono, perché con OBS Studio, YouTube Studios oppure con gli editor è più facile. Cioè, no, non è più facile, sto scherzando. È più bello nel senso, più per PC. Invece se ti metti a fare Caput ti ricordi il telefono. Cioè, se ti stai facendo un video su YouTube dove stai col telefono in mano, là tutti i ragazzi, non c'è più cosa. Quindi che cavolo fai? Comunque, parlando, siamo arrivati a livello 200. Sta adesso quando aveva 280 livelli.
sbaglio sì. Se non sbaglio ne aveva 280, però c'era scritto 280 più livello dei draghi. Che cosa vuol dire 280 più secondo voi? Non andremo a scoprire, appena arriveremo a livello 280, sempre se ci arriveremo con queste trappole. Comunque io devo andare in vacanza, non so se ve lo sapete, quindi vedrete i miei video tipo domani, già spuntare a catena tutte le premiere fino verso il 4-5 di settembre, dato che sono in vacanza e non posso stare lì. Che cavolo di video faccio in vacanza? Comunque farò un bel po' di video, non so ora gli argomenti dei video, me lo vedrò un pochettino quali fare. Forse farò un video che non sia Fortnite, ma penso proprio di sì. Devo vedere se Epic Blinks vorrebbe fare questo dio di cosa. E ovviamente, non so se avete sentito già dalla live, dice Epic Blinks, se ve la recuperare, ve la metto sempre nelle schede. Comunque nella sua live stava scritto, cioè abbiamo detto varie cose, per esempio che siamo ci sono dei lavori in corso in una specie di ufficio, possiamo dire, dei lavori in corso dove dobbiamo trasferire tutta la nostra postazione. Mi sa che lì ci saremo per almeno 5-6 anni, Dio santo, non so quanto. Non si sa quanto, perché stiamo facendo dei lavori molto, ma molto difficili. Cioè, non abbiamo tanto tempo per farli questi lavori. Però più o meno siamo a posto, cioè stiamo facendo tutto. E ci vedrete infatti, per esempio, ogni video sarà invece di... Oh, altri 1000 fps, comunque invece di essere tipo 10 video su 11 con lui, saranno 11 su 11 con lui, perché ci vedremo ogni volta lui, uno di noi registrerà i video, anzi tutte e due di noi registreremo, faremo un video al giorno, tipo di mattina, ehi Ghost, vuoi fare un video? Sì. Dove lo facciamo, col tuo? Lui dice di sì. Il pomeriggio ne facciamo uno sul mio canale, per esempio. Oppure ne facciamo anche di più. Oppure facciamo anche le live. Stavolta purtroppo, ragazzi, devono durare fino a 12 ore, ma non perché non ce la facciamo, oppure perché dobbiamo andare a dormire, dobbiamo uscire, eccetera. Ma perché OBS a quanto pare non supporta più di 12 minuti. Cioè, più di 12 minuti, più di 12 ore. Oppure la MSFT, ragazzi, non lo so, dobbiamo testare. Se anche con GSX passo fatto che ha l'SSD con ancora 300 GB disponibili e l'HDD con 500 GB disponibili, allora vuol dire che se gli si farà, allora vuol dire che la mia SSD che non ce la fa, dato che mi manca un gigabyte all'SSD. Cioè, per farvi capire, ho un SSD da 500 GB, vedete sempre in descrizione, da 500 GB e un HDD da 2 TB, ma l'SSD da 500 GB sta già a un gigabyte, quindi c'è un solito 499. E abbiamo finito la Deathrun. Ha dato pure un po' di XP. You bacon per piacere, in inglesi, americani, non mi uccidete. E niente, questa era la Deathrun, la 280 level Deathrun easy. E spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina sotto a questo video. E inizio col dirvi che... Allora, togliamo Fortnite. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un pollicione, iscrivetevi al canale. E se non siete ancora iscritti, fatelo per piacere. Ovviamente vi lascio nelle schede i video... allora, il canale di CFX Blinks, CFX Bros e la live di CFX Blinks.
Qui adesso trovate la schermata finale dove c'è Jeffix Blinks, Jeffix Frost, cioè i nostri canali più un video che è adatto a voi. E niente, ciao raga.